L'assistenza tecnica su elettrodomestici si chiama Paolucci. Paolucci Assistenza Tecnica Elettrodomestici è la soluzione ideale per ridare vita ai tuoi apparecchi di qualsiasi tipo e marca. Paolucci è inoltre il centro autorizzato Tecnogas e Smeg Professional. Contattaci al 349-369-4287. Tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro Urbino sorge un piccolo santuario, l'oasi della pace di Santa Rita. Chi frequenta gli incontri di ogni domenica pomeriggio alle 15:30 esprime la propria gioia per aver partecipato ad un'esperienza che li riempie di pace e grande serenità. Ogni domenica si crea una energia d'amore durante il Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. E il 22 di ogni mese ci si ritrova ancora alle 20:30 per esprimere la profonda devozione a Santa Rita. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Avetore. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. Eccoci di nuovo qua all'appuntamento con la lettura. Come sempre ci saranno tre proposte, una per adulti, una per ragazzi, una per bambini. Così che si possa accontentare per tutti i gusti, si possa accontentare a chiunque. Il primo libro che vi propongo per adulti si intitola Non ti avvicinare, di Luana Lewis. Che cosa faresti se in una gelida serata invernale una ragazza bussasse alla tua porta per chiedere aiuto? Sei sola in casa, hai paura, nessuno può aiutarti. Ma lei è solo una ragazza. Devi accoglierla, non hai altra scelta. Anche perché lei sembra sapere delle cose su di te e sulla tua vita. Delle cose segrete. E nella ragnatela di menzogne che inizia subito a tessere e che a poco ti intrappola in una spirale di paura, si nasconde qualcosa che non è affatto una bugia. Nel cuore degli inganni si nasconde la verità più pericolosa. È un freddo pomeriggio di dicembre e Stella è chiusa nella sua bella casa della campagna inglese. Sono 18 mesi che non esce. Lì si sente al sicuro, protetta dal marito Max. Stella è agorafobica. Qualcosa nel suo passato l'ha segnata, ma la situazione sta lentamente migliorando, grazie anche alle cure di Max, psicologo. Ma adesso Max è lontano per lavoro e Stella si trova di fronte Blue, una ragazza magra, molto agitata, di una bellezza sconvolgente, come sconvolgente è quello che le racconta. Il libro per ragazzi che vi propongo è Il viaggio di Stefano, di Arduetto Maria Teresa. Quando nasce la sua casa, poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, Stefano è solo un ragazzino. Saluta la mamma e si prepara ad attraversare il mare. Insieme a Bruno, Pino, Ugo e Remo, si imbarca dall'Italia verso l'Argentina. Nella loro terra in quegli anni si fa la fame e loro non ne possono più. Vogliono vivere davvero. Un viaggio, un naufragio, una storia d'amore per la musica e la vita simile a quella di tanti che ancora oggi partono verso il futuro. L'ultimo libro è per bambini dai 3 anni in su e il titolo è Il segreto di Lu, di Mario Ramos. Lu è l'unico lupo in una scuola dove sono tutti maiali, dal direttore alla maestra ai compagni. I piccoli maiali lo trattano con diffidenza. Fa un po' paura, ha un'aria cattiva, secondo me puzza, dicono. Ma Ciccio, il maialino che ama giocare al lupo cattivo, anziché evitarlo come gli altri, diventa suo amico. È una storia che si svolge in 7 capitoli con colpi di scena e un episodio che narra di maialini prepotenti, piccoli bulli di quartiere.
Le proposte sono terminate e come sempre è possibile rivedere la puntata sul sito telegianna.it e anche sul canale RTM, canale 18 del Digitale Terrestre. Alla prossima e buone letture. Ciao!